era già preparato da tempo a questo incarico? No, sinceramente la cosa è venuta quasi naturalmente, in accordo con il movimento e soprattutto con tutti i soggetti che entrano in questo progetto, perché io non sarò il sindaco del Movimento 5 Stelle, ma sarò il sindaco di una coalizione che si allarga anche ad altre figure, non solo politiche, ma anche della cittadinanza, quindi civica. Quali sono le parole chiave di questa campagna elettorale per voi? Dare una voce a Terni, quella voce che è mancata da troppo tempo e che quindi non ha difeso gli interessi ternani. Laddove manca una voce, qualcun altro la farà sentire la sua, ma che non è detto che vada a coprire gli interessi, in questo caso di Terni. Voce che nel caso vostro immagino che per questa amministrazione comunale non si sia fatta sentire. Assolutamente, tutte le scelte sono state prese a Perugia, guardiamo anche la scelta del possibile futuro candidato del centrodestra, si parla di Roma, si parla di Perugia, ma non ho mai sentito parlare di Terni.